Nelle profonde acque blu del mondo sottomarino, la banda degli squali, mentre erano a caccia di prede fresche, trovarono un tesoro ricoperto d'oro. Iniziarono a girarci intorno, cercando di aprire lo scrigno con i loro denti enormi e affilati, ma fallirono. È chiusa così bene che non si apre. Il forziere è sicuramente pieno d'oro. Guarda come brilla! Pensi che sia sufficiente per comprare il regno sottomarino? Questa spaventosa banda di squali crearono un turbine marino con un roteante movimento di coda per aprire il forziere. Ma il forziere non si era mosso, neanche un po'. Questa volta lo squalo cercò di tagliare il coperchio con le loro pinne appuntite, ma il forziere non si apriva ancora. Come ultima risorsa, avevano morso il coperchio in una sola mossa con i loro denti spaventosi. Ma il forziere non si apriva ancora. Ci deve essere un modo per aprire questo scrigno. Gli squali spostarono la sabbia sul forziere con il naso in modo che nessun altro potesse vederlo. Ma in quel momento ci fu una luce fortissima dal buco della serratura del forziere e tutta la sabbia scomparve. Brilla così tanto! Qualcuno lo vedrà sicuramente! Non riusciremo mai a nasconderlo! Nel frattempo, sulla terraferma, Principe Edoardo e Aria la sirena viaggiavano in nave quando videro una bottiglia di soccorso che galleggiava sull'acqua. Presto, portatemi quella bottiglia! Un soldato del suo equipaggio prese la bottiglia con una lunga rete e la consegnò al principe Edoardo. Deve trattarsi di una lettera di aiuto, mio principe. Il principe prese il biglietto dalla bottiglia. È il nostro patrimonio nascosto per secoli. È uno scrigno d'oro, andato perduto. Se non lo troviamo, la nostra isola rimarrà nell'oscurità. Per sempre, scritto dal popolo dell'Isola d'Ombra. Come immaginavo l'Isola d'Ombra? La gente ha bisogno del mio aiuto, mio principe. Altrimenti il sole non sorgerà più sull'Isola d'Ombra. Aria si tuffò in mare senza perdere tempo. I suoi piedi si trasformarono in una coda di sirena non appena fu in acqua. Iniziò a guardare in profondità nella barriera corallina per trovare il forziere, ma non lo trovò. Si aggirò tra le piante marine, ma il forziere non c'era. Quando stava per mollare, vide in quel momento il forziere che brillava e tre squali che stavano trasportando lo scrigno d'oro con il muso. Ho intenzione di comprare il regno di Poseidone con l'oro di questo scrigno. E io vorrei farmi le faccette dentali con l'oro grazie a questo scrigno. E io comprerò un delfino e ci salirò sopra per farmi portare in giro. Ehi, allontanatevi subito da quello scrigno. Non si devono toccare gli oggetti delle altre persone senza autorizzazione. Il forziere appartiene ai residenti dell'Isola d'Ombra. La banda degli squali iniziarono a girare intorno ad Aria per spaventarla. Tutto in questi mari è nostro, sirenetta! Proprio mentre la banda degli squali era in procinto di attaccare la sirenetta, Aria si allontanò con la sua potente coda e prese facilmente il forziere d'oro e si allontanò. La banda degli squali rimase scioccata che Aria fosse stata in grado di ottenere lo scrigno così facilmente. Immediatamente iniziarono ad inseguirla. Abbiamo trovato noi il forziere! È nostro! Lasciatelo subito! Aria attraversò un buco nella roccia con il forziere per evitare che gli squali la inseguissero. Anche se i due squali dalla banda riuscirono a passare attraverso il buco, lo squalo capo rimase incastrato al suo interno. Salvatemi! Sono bloccato tra le rocce! Ma gli squali della banda non riuscirono a salvare il loro capo dalla buca, così lo lasciarono lì e ricominciarono a inseguire Aria. Dopo aver nuotato per un po', videro una coda verde dietro una roccia marina muschiata davanti a loro. Ti abbiamo trovato, sirenetta! Arrenditi o preparati a combattere! In quel momento uno degli squali morse la coda dietro la roccia e iniziò a tremare. Perché la coda che aveva morso apparteneva a un'anguilla elettrica.
Non credo riuscirò a muovermi. Continua la ricerca del forziere. L'altro squalo non perse tempo e si mise alla ricerca del forziere da solo. Nel frattempo, Aria la sirenetta era stanca di portare il forziere e rallentò. Questa era un'opportunità per lo squalo che stava di soppiatto per prendere Aria, ma Aria si liberò scaltramente dello squalo con delle piccole onde, creato dal movimento della coda. Subito dopo lanciò lo scrigno verso la superficie dell'acqua con tutte le sue forze e nuotò nella direzione opposta per confondere lo squalo. Devo prendere il forziere o la sirena? Forziere o sirena? Forziere o sirena? Proprio in quel momento il forziere cadde sulla testa dello squalo e lo squalo svenne nelle profondità del mare. Aria riprese lo scrigno e nuotò velocemente verso la nave. Non appena saltò sul ponte, la coda della sirena si trasformò di nuovo in gambe umane. Il principe era molto felice quando vide lo scrigno nella mano di Aria. «Oh, mio principe, andiamo sull'isola senza indugio e restituiamogli lo scrigno ai legittimi proprietari!» La sirenetta Aria e il principe Edoardo consegnarono lo scrigno all'isola d'ombra. Gli abitanti dell'isola erano così felici che aprirono immediatamente il coperchio con eccitazione. Nella cassa c'era solo una lampada, ma questa lampada era magica. Così l'isola d'ombra improvvisamente si trasformò in un'isola di luce e si illuminò. Aria e il principe Edward salparono di nuovo da quest'isola luminosa. Da qualche altra parte, nelle profondità del mare, la banda degli squali trovarono un altro tesoro. Wow! Guarda! Un altro scrigno del tesoro! La malvagia banda degli squali si avvicinarono felicemente al forziere e all'improvviso un enorme polpo giallo uscì dal forziere e si lanciò contro di loro. Intrappolò ognuno di loro lontano con i suoi tentacoli. No! Dopo quel giorno, i membri della banda degli squali capirono che la vita di altre persone e gli affetti personali non devono essere toccati senza autorizzazione.